Prima di cominciare questo secondo mio vlog, vorrei ringraziare e sponsorizzare il canale di Io Sono Takuman. È un ragazzo che fa video prettamente su gameplay e mi ha fornito appunto i gameplay per la mia recensione precedente di Assassin's Creed Brotherhood. Quindi io vi lascio il link del suo canale nella mia descrizione e mi raccomando, iscrivetevi numerosi. E ora cominciamo con questo mio secondo vlog. Premetto che questo video sarà totalmente in presa diretta e anche abbastanza corto, in quanto volevo parlare del fenomeno del digital delivery. Ma più che altro volevo chiedere a voi le vostre opinioni, i vostri pro e contro su questo fenomeno, appunto. Appunto, il digital delivery è questo fenomeno che sta incombendo nel mondo per quanto riguarda i videogiochi, la musica, i film, i libri, i fumetti, i comics e tante altre cose. Quindi parlando del digital delivery, noi andiamo a scaricare quello che è un supporto fisico, come ad esempio può essere questo, no? Giusto? Quindi, ad esempio, un contro che mi viene subito da parlarne è, ad esempio, la confezione, come può essere un libro cartaceo, come possono essere tante altre cose. Io ad esempio non mi vedrei mai a non avere una confezione in casa di un videogioco, per esempio, o a leggere un libro su uno schermo di PC come su un iPad, ad esempio, in quanto avevo comunque già provato e l'esperienza non è stata affatto bella. Un problema che va anche a subire un videogioco, ad esempio, ovviamente adesso stiamo estremizzando la cosa, nel senso. Il digital delivery sicuramente si sta diffondendo a macchia d'olio, però non penso che vada completamente a sostituire dei supporti fisici che abbiamo noi in casa, ad esempio. Adesso comunque estremizzando al massimo, ad esempio un videogioco in digital delivery non avrebbe, o meglio, avrebbe una diversa limited edition, ad esempio non avrebbe, vabbè. Ovviamente la confezione non hai un libretto cartaceo e non hai un disco, e fino a qui ci siamo. Però non avresti comunque una limited edition, non avrebbe dei contenuti aggiuntivi fisici, come potrebbe essere ad esempio, cosa ne so, la limited di Assassin's Creed c'è la statuetta, non avremo la statuetta, non avremo una confezione diversa. Ma comunque avremo, essendo comunque solo scaricabile, ovviamente continuo a dire che stiamo estremizzando, dei contenuti aggiuntivi online, comunque dei codici da scaricare, cosa che comunque anche nelle confezioni adesso va di moda. Come dicevo prima, ad esempio, la lettura di fumetti, comics o libri interi su iPad, ad esempio, per me è scomodo per la vista, mi dà un fastidio incredibile. Però ad esempio alcuni possono dire no, ci sono dei pro come ad esempio la sera, l'iPod infatti è molto luminoso e portatile comunque, è un cosiddetto così, e quindi è più facile leggerlo rispetto a stare magari in casa col libro, con la luce, eccetera, eccetera. E sì, può essere, io sinceramente l'iPad non l'ho provato e non vi so dire. Poi vabbè, ovviamente c'è anche il discorso musica, sempre di quelle confezioni come nei film. Per quanto riguarda i videogiochi, però, la cosa, ad esempio, vabbè, adesso io gioco dalla 360, ma un gioco su PlayStation 3, ad esempio, in Blu-ray, che non so, dovresti scaricare ad esempio un gioco da 20-30 GB, con la mia connessione ci metterei dei secoli sicuramente. Dovresti avere anche una connessione buona. Un pro sicuramente è che ci sarebbe il minor prezzo rispetto a questo. Ad esempio, prendiamo un Mass Effect venduto, ad esempio, su Xbox Live, scaricabile, Digital Delivery, e questo. Sicuramente dovrebbe costare molto meno rispetto a questa versione perché hai il supporto fisico a casa da mettere nella tua bella libreria. E quindi questo ad esempio è un pro, però comunque ho notato ad esempio, di certo dei digital delivery su PSN e Xbox Live costare meno del supporto fisico che ho visto in negozio, ma tante volte ho visto il digital delivery
su PSN e Xbox Live costare di più del supporto fisico. E questa è una cosa fuori dal mondo. Penso che cioè, penso che tutti siano d'accordo su questa mia osservazione. Quindi io adesso vi ho detto a grandi linee le prime cose che mi venivano in mente sui pro e contro di questo digital delivery. E vorrei sapere da voi nei commenti o in video risposta cosa ne pensate e quali possono essere altri pro e contro sia su videogames, libri, fumetti, comics, musica e film. Niente, io volevo solo parlarvi di questo. Fra poco arriverà una nuova recensione e spero, commenti attentati, mi facciate sapere soprattutto la vostra opinione. È solo per questo, perché comunque discutendo con altri utenti, con altre persone, si possono trovare altre idee che magari io non avevo pensato, ad esempio. Intanto il punto di salvataggio, questi due ragazzi bravissimi nelle recensioni di videogiochi, soprattutto. Comunque del mondo videoludico in generale, e sono veramente veramente bravissimi e meritano almeno 100 volte gli iscritti che hanno adesso. Ne hanno tanti, però non fa mal, non farò mai male. Saluto soprattutto Brian, che ormai siamo così noi. Poi vorrei salutare e sponsorizzare il canale di Manualex Podcast. Questi due ragazzi veramente a me piacciono tantissimo, sono molto simpatici e divertenti e non capisco come abbiano ancora così pochi iscritti. Il loro canale è principalmente sul mondo videoludico, però hanno fatto anche altri video su altri argomenti specifici, molto interessanti. Quindi anche per loro una bella sponsorizzazione che non fa mai male, spero che gli iscritti aumentino tanto. Poi volevo sponsorizzare il canale di Mr. Kirapi. Questo ragazzo che fa principalmente recensioni di manga, comics, quelle cose lì. Ho fatto anche qualche video sui videogames, ad esempio. Qualche unboxing di, ad esempio, Pokémon bianco avevi, adesso non mi ricordo. E comunque è un ragazzo molto simpatico, anche lui ogni tanto lo sento. E è molto bravo, soprattutto per la sua età. Adesso non mi ricordo l'età. Mi do totalmente a cazzo proprio, vabbè. Comunque è molto bravo, parla molto bene, ha delle conoscenze tecniche anche sui manga abbastanza buone, devo dire. Quindi anche per lui il link è nella descrizione. Un altro canale che mi è stato richiesto di sponsorizzare è quello di Games Rise, un altro canale di videogiochi che non ha tantissimi iscritti, ma comunque se li merita. Ho visto parecchi video e sono veramente bravi. Quindi anche per loro vi consiglio l'iscrizione al canale. L'ultimo è The Video Games Planet. Anche lui è un canale di videogiochi, sia su gameplay sia su recensioni. Quindi per chi è interessato fateci un salto e iscrivetevi al suo canale. Con questo ho davvero finito finalmente, doveva essere corto, non è venuto corto. E ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!